Recentemente abbiamo avuto un incontro scientifico nel quale si è parlato di sezioni cardiache. Ho voluto rappresentare questo tipo di sezione cardiaca insieme al collega Luigi Manzo perché riteniamo che sia una sezione cardiaca talvolta non adeguatamente valutata e vedrete insieme a noi l'importanza di questo tipo di proiezione nel riconoscimento di quadri cardiaci patologici. Innanzitutto di cosa parliamo? Parliamo di una sezione mediastinica alta, nella quale si riconoscono queste strutture vascolari che vedete bene sia nel disegno che nella foto ecografica, sono il dotto arterioso insieme al tronco comune della polmonare, l'istmo dell'aorta, la vena cava superiore e tra l'istmo e la cava superiore la presenza della trachea. In letteratura, se voi digitate le parole sezione tre vasi, troverete questo tipo di classificazioni. Vengono cioè suddivise in base all'anomalia di numero, anomalia di posizione, anomalia di dimensioni. E per ciascuna di questa categoria vengono elencate una serie di patologie, ad esempio. Nel caso di anomalie di numero, nella sezione tre vasi, nel caso di una trasposizione dei grossi vasi, non vediamo uno dei tre vasi, nel caso di persistenza della cava superiore di sinistra, invece vediamo un vaso sovrannumerario. In realtà non siamo assolutamente, diciamo, rigidi nel considerare queste classificazioni perché spesso vi è un overlapping, cioè c'è una contemporaneità di anomalie che noi possiamo riscontrare, cioè associato anomalie di dimensioni con anomalie di numero, anomalie di numero con anomalie di posizione, che mal possono essere inquadrate in schemi rigidi come abbiamo visto in queste classificazioni. In realtà io piuttosto che poi parlare di classificazioni, di condizioni particolari che possono indurre l'ecografista ad approfondire lo studio del cuore, volevo insieme a voi mostrare dei brevi filmati nei quali cerchiamo di capire insieme a voi perché questa sezione risulta particolarmente importante. Il primo caso che vi mostro, lo vedete in queste prime immagini, si riferiscono ad un cuore che risulta assolutamente normale nelle sue sezioni fondamentali. Avete visto la sezione delle quattro camere, avete visto la regolarità del setto interventricolare e setto interatriale. Abbiamo visto che le sezioni cardiache la parte destra e la parte sinistra sono assolutamente regolari con un regolare incrocio, ma andando a fare la sezione elevata dei vasi in prossimità dei vasi sovraortici, quindi nella nostra sezione di tre vasi, ed utilizzando il colore vedete come compare questa struttura vascolare che decorre posteriormente alla trachea, che noi sappiamo essere l'arteria succlavia destra aberrante. La vedete molto bene in questa immagine ingrandita. E questa, ad esempio, è la dimostrazione che se non avessimo fatto questa proiezione e soprattutto se non avessimo aggiunto l'utilizzo del color Doppler a questa proiezione, difficilmente saremmo riusciti a riconoscere la presenza dell'arteria succlavia destra aberrante, che ha un decorso, come vedete qua, abbastanza rettilineo. Quindi se vi può servire come trucchetto, ricordatevi che la succlavia destra in condizioni normali, oltre che passare al davanti della trachea, ha una forma spiccatamente ad esse, a differenza del suo decorso
corso retrotracheale che invece è grossolanamente rettilineo. Avevo anche fatto scorrere delle brevi immagini relative a una sezione dell'arco per dire che il riconoscimento della succlavia destra aberrante è possibile che venga eseguita anche in questa seconda proiezione. Si tratta però di un argomento che esula da quello di cui noi adesso dobbiamo parlare. Presentiamo altri casi e vediamo perché questa sezione è importante. In questa proiezione dell'asse lungo sinistro, partendo da una valutazione trasversa del torace, abbiamo il sospetto che vi sia un malallineamento dell'aorta. Io raccomando sempre di cercare di non utilizzare questa sezione per verificare l'integrità del setto, anche se qui è molto vistoso il difetto, ma cercare sempre di utilizzare la sezione quanto è più possibile apicale. In questa proiezione, però, oltre a avere l'impressione di un difetto, in questo caso da malallineamento, vediamo come i lembi valvolari aortici, l'avete visto lì, quelli piccoli lembi bianchi che si muovevano in prossimità proprio del setto interventricolare, o meglio in prossimità del difetto, ci confermano che il setto ha un difetto da malallineamento. Mettiamoci nella proiezione apicale per cercare di meglio definire la condizione di cui stiamo parlando ed effettivamente vedete come la radice aortica emerga in parte dal ventricolo di sinistra e in parte dal ventricolo di destra ed a cavaliere, come si definisce in questi casi, a cavaliere del difetto da malallineamento, e qui si vede ancora meglio come la valvola aortica sia completamente al di sopra del difetto, ma vedete come in realtà, una volta che abbiamo riconosciuto questo difetto da malallineamento, dobbiamo verificare se si tratta di una forma isolata o se si tratta di un difetto da malallineamento associato ad un'anomalia conotroncale. Quindi, oltre a fare le varie altre proiezioni cardiache, dobbiamo verificare con la sezione tre basi il riconoscimento dei vasi che di abitudine devono essere evidenziati. E qui vedete che in realtà riconosciamo la presenza di una polmonare molto piccola, stenotica. Vedete la differenza di dimensioni tra il complesso polmonare dotto e invece l'istmo aortico, vedete come l'istmo sia almeno 3 volte più grande e questo ci consente di porre diagnosi di tetralogia di Fallot. Quindi ancora una volta questa sezione ci ha consentito e ci ha aiutato moltissimo nel nostro percorso diagnostico e quindi nel riconoscimento dell'anomalia cardiaca in oggetto. Tenete anche presente che il riconoscimento, l'individuazione dell'emergenza da destra è un elemento essenziale sia dal punto di vista prognostico sia dal punto di vista poi terapeutico per l'approccio cardiochirurgico alla malattia. E in questo caso la presenza della polmonare, seppur piccola, modifica in senso migliorativo l'outcome di questa cardiopatia. Un altro caso, sezione 4 camere trasversa, una regolare morfologia dei due ventricoli, dei due atri, setto interventricolare perfetto, si vede chiaramente un regolare setto primo, con l'aiuto della moriola vediamo anche un regolare setto secondo, la sezione destra, il regolare incrocio, poi salendo verso la sezione alta mediastinica, la sezione di cui oggi parliamo, dei tre vasi, potete notare come la normale configurazione a V che avevamo descritto in una delle prime diapositive come conformazione normale dei distretti vascolari che vengono esaminati in questa proiezione, vedete come invece questa configurazione sia differente e viene pertanto definita configurazione ad U, cioè come la lettera U. Questo perché? Perché il decorso dell'arco dell'aorta non avviene come di norma
alla sinistra della trachea, ma avviene alla destra della trachea, tant'è vero che si chiama appunto destro, posizione dell'arco. Vedete in questa immagine la presenza del complesso polmonare dotto, l'istmo aortico e la presenza della trachea tra i due vasi, quindi trachea che di abitudine deve essere a destra dell'arco dell'aorta, dell'istmo in prossimità tra istmo e cava superiore, in questo caso invece si trova tra la dotto polmonare e l'arco aortico. E anche in questo caso l'utilizzo del colore Doppler nella nostra sezione dei tre vasi ci ha consentito di porre con maggiore facilità la diagnosi di anomalia cardiaca. Un altro caso di trasposizione dei grossi vasi. Vedete come già adesso, facendo la sezione mediastinica alta, noi non riusciamo a riconoscere la presenza di uno dei nostri tre vasi. Ne abbiamo visti soltanto due. A questo punto abbiamo il sospetto che ci possa essere un problema di cardiopatia congenita. Approfondiamo il nostro studio cardiologico e vediamo che l'emergenza dei grossi vasi dalla base cardiaca avviene in maniera parallela e non con il classico incrocio. Vediamo che il vaso che emerge dal ventricolo di sinistra subito poco dopo l'emergenza si biforca e quindi diciamo che sicuramente quella è l'arteria polmonare, e vedete che anche in questo caso, con l'aiuto del color Doppler, riusciamo a identificare una normale arteria succlave destra. Vedete ancora una volta l'emergenza dei due vasi con l'aorta che decorre anteriormente e a destra rispetto alla polmonare. Torneremo sulla nostra sezione dei tre vasi e vedete come si riconoscono facilmente la presenza dell'aorta e della cava superiore, la trachea tra cava e aorta, ma manca il vaso da riferire alla polmonare. Quindi anche nel caso di trasposizione dei grossi vasi, la nostra proiezione alta mediastinica dei tre vasi ci ha consentito di essere aiutati e facilitati nel nostro percorso diagnostico. Ancora, quali possono essere altre condizioni nella quale la sezione alta ci è di grande aiuto? Questa che vedete in questo filmato, la persistenza della cava superiore di sinistra, condizione nella quale noi invece di vedere i classici tre vasi vediamo un vaso sovrannumerario. Lo vedete in questo caso, sezione alta, andando da sinistra verso destra vediamo un vaso sovrannumerario, un quarto vaso, poi la polmonare, l'istmo aortico, cava superiore. Quindi abbiamo un vaso in più da questo lato. Lo vedremo meglio fra poco. Il color Doppler ci sarà di aiuto per verificare la direzione del flusso in questo nostro vaso, ma vedete ancora molto bene in queste proiezioni come alla sinistra del complesso polmonare dotto vi sia un vaso sovrannumerario che noi di abitudine non dobbiamo riscontrare, non dobbiamo trovare. Si tratta di una condizione anatomica relativamente frequente, nella quale non si è verificata la regressione della cava superiore di sinistra. E in questi casi sono presenti entrambe le vene cave che drenano il sangue reflo da testa e collo. È presente in questo caso anche un piccolo difetto del setto interventricolare che però non è di grande rilevanza. Abbiamo insistito nella sezione sinistra e nella sezione dell'arco dell'aorta perché, per quanto sia una situazione tutto sommato abbastanza banale, quella della persistenza della cava superiore di sinistra, ricordiamoci sempre che vi è un'associazione descritta in letteratura forte con la coartazione aortica, motivo per il quale, oltre a controllare
la sezione sinistra e la sezione dell'arco nel momento in cui si pone diagnosi di persistenza di cava superiore sinistra persistente, è necessario anche seguire nel tempo, nelle settimane successive, anzi è più importante seguirla nel tempo perché è molto più probabile che se si verifica la coartazione, i segni clinici difficilissimi da individuare si possano poi manifestare molto tardivamente nel terzo trimestre. Questo è un caso in qualche maniera simile al precedente, ma diverso, perché abbiamo i tre vasi, ma in realtà abbiamo la presenza di un vaso che si trova alla sinistra della polmonare, ma manca il vaso alla destra dell'istmo aortico. Quindi che cosa abbiamo qui? Abbiamo una cava superiore persistente di sinistra, ma senza la destra, cioè manca la cava superiore di destra. Quando noi cerchiamo nella nostra sezione bicavale la presenza della cava superiore, vedete come la porzione superiore dell'ateo termina a fondo cieco e non è individuabile l'ingresso della cava superiore destra nel lato destro, perché ovviamente, come abbiamo già detto, in questi casi manca. Ne parlavamo prima dell'utilizzo del color Doppler in caso di cava superiore di sinistra persistente, e qui vedete come la direzione del flusso sia rosso, cioè sia verso il cuore, dalla testa verso il cuore, che testimonia che si tratta della cava sinistra persistente che va ad aggettarsi nel seno coronario, perché talvolta ci possiamo trovare di fronte a una situazione simile dal punto di vista anatomico, cioè con un vaso sovrannumerario alla sinistra della polmonare, ma che si è da riferire piuttosto alla vena verticale dei ritorni venosi sistemici totali polmonari. Questa è la vena brachiocefalica di destra, che noi di abitudine non riusciamo a vedere perché si tratta di un segmento vascolare piccolissimo, brevissimo, che va a gettarsi nella vena cava superiore. In questo caso invece questo segmento vascolare risulta molto più lungo, perché chiaramente deve portare il sangue dalla parte destra di testa e collo verso l'unico vaso presente che va in lato sinistro, che in questo caso abbiamo detto è la cava superiore di sinistra, mancando invece il ramo di destra. Vedete ancora come manchi completamente la cava superiore di sinistra. Questa è una sezione dell'arco. Quindi, cosa dire in definitiva? Le nostre linee guida hanno suggerito l'utilizzo della sezione tre vasi trachea nell'eseguire uno studio ecocardiografico, quindi nell'eseguire uno studio specifico del cuore fetale, mentre è ancora dibattuta l'utilità di questa sezione cardiaca nell'esame di screening, nell'esame di routine. Avete visto che si tratta di una sezione non difficile da ottenere, e a fronte di questa non difficoltà ad ottenere la sezione cardiaca, avete visto come questa proiezione ci consenta e ci aiuti e ci faciliti la diagnosi di tante condizioni cardiache che devono essere gestite in maniera completamente diversa, ovviamente, rispetto ad un cuore sano, motivo per il quale io sarei dell'idea di consigliare a tutti coloro che eseguono esami di screening del secondo trimestre di perdere qualche secondo del loro tempo per ottenere una regolare, una buona proiezione dei tre vasi, e quindi riuscire ad avere una diagnosi di normalità o di anormalità anche grazie all'utilizzo della sezione di cui abbiamo parlato. E io ho concluso.